ritrovati cari telespettatori di Fano TV, siamo nel bellissimo chiostro del Palazzo Gradari di Pesaro e dove è stata allestita una mostra in una cornice della cultura del pane, un evento organizzato da Asso Panificatori Confesercenti, dove oltre alla mostra fotografica c'è un'esposizione di pani provenienti da tutta Italia, ci sarà un convegno che si terrà al Teatro Rossini proprio sulla cultura del pane. Seguiteci! Come noi di Confesercenti siamo sempre molto sensibili a quelle che sono le tradizioni, non solo la produzione di un territorio, ma soprattutto le tradizioni, e credo che sia giusto, proprio in occasione di un evento come Pesaro 2024, di essere qua oggi insieme a tanti panificatori che vengono da tutta Italia, rappresentati dal nostro responsabile di Asso Panificatori Confesercenti, e perciò è una giornata in cui non solo di promozione di un grande prodotto, il prodotto alla base alimentare della nostra dieta mediterranea e non solo di grande tradizione, ma anche un momento di incontro con il disagio sociale, perché offriremo 3.000 panini alle persone che ne avranno bisogno grazie alla collaborazione con Caritas, con la Fondazione Caritas di Pesaro. Perciò credo che sia un momento molto importante, non solo di promozione ma anche di attenzione alle problematiche del sociale. Una società fondata sul pane, con un occhio alla tradizione e all'innovazione. Oggi com'è lo scenario per l'Asso Panificatore? In questo momento c'è da dire che abbiamo passato dei momenti molto difficili, perché non solo l'orgoglio ci dice che nel momento della pandemia i panificatori hanno continuato a dare quel servizio, e anche sia della produzione ma anche nella distribuzione del pane, perciò credo che sia stato un momento di ringraziamento da parte di tutti, da parte dei cittadini, per il lavoro che hanno fatto nel periodo pandemico. Subito dopo cosa è successo? È successo che alcuni grandi ostacoli per le imprese che lavorano nel settore, a cominciare dalla crisi dell'energia di 2 anni fa, oggi combattono ancora con tante problematiche, combattono con la burocrazia di tanti territori, di tanti enti locali, combattono con, malgrado tutto, i nostri panificatori hanno continuato ad investire nelle loro imprese, malgrado tutto oggi si ritrovano a pagare interessi bancari triplicati sui mutui, perciò le problematiche sono continue, malgrado tutto hanno resistito, hanno continuato a dare un buon servizio alla collettività, perciò noi oggi credo sia un momento anche di riconoscenza nei loro confronti, un momento anche di premio per tutto quello che hanno fatto i nostri panificatori negli ultimi anni. Il pane per noi rappresenta veramente una storia millenaria, pertanto il pane è quello che ci ha difeso e a sopportare tantissime carestie, è quello che ha tenuto in piedi tantissime generazioni di esseri umani. Però purtroppo il mondo cosa sta succedendo? Ci sta dando contro da anni che il pane fa male. Allora, sempre di più siamo qui a rappresentare soprattutto la panificazione artigianale, perché la panificazione artigianale è un qualcosa di diverso dall'industriale, senza togliere i pregi che possono avere gli industriali, ma il pane artigianale tutti i giorni è presente sul territorio, le botteghe storiche sono la cultura e la sicurezza della nostra città, pertanto dobbiamo difendere quest'arte che oltretutto vi ricordo che in questo momento siamo dimezzati, negli ultimi 10 anni abbiamo perso quasi il 50% dei panificatori artigiani, e non solo, ci porta anche ad avere un bassissimo consumo di pane dovuto ai problemi di diabete, problemi che possono essere su tante altre malattie che ci vengono riscontrate dando la colpa al pane, l'obesità e quant'altro. Ma in realtà il pane ne consumiamo oggi, lei pensi che nel 2000 eravamo su i 220 grammi, oggi siamo 60-65 grammi a famiglia. Certo, ci saranno famiglie che mangiano anche un chilo, però vi dico, sono i dati nazionali, cioè è nulla.
anche quando parlano il pane è aumentato, no, il pane non c'entra con gli aumenti, perché non è quello che va a incidere sul portafoglio, sulla borsa del cliente. Cioè, purtroppo la famiglia, il pane non è quello il problema per andare oltre. Queste sono le cose importanti. E poi dobbiamo tenere sempre in mente che il panificatore è veramente un lavoro di sacrificio, è un lavoro fatto di arte, mestiere, che vuol dire anche avere un'esperienza nel curiosare, nel fare delle cose sempre nuove, tant'è vero che in Italia facciamo più di 300 tipologie diverse di pani, che non esiste al mondo una differenza così. Ecco perché oggi a Pesaro, e ringrazio Pesaro di aver accolto il mio messaggio, ero contento di dire ok, Pesaro Città della Cultura 2024, ma qual è la cosa migliore se non rappresentare con un'arte come la panificazione, con il pane che ha una storia, una tradizione millenaria, e pertanto far vedere anche un po' tutta Italia, un po' i pani di tutta Italia e anche certe foto storiche che abbiamo voluto allegare di varie regioni. Perché è il panificatore, non dimentichiamoci, sì il pane, ma ricordatevi, il panificatore artigiano è veramente importante per la società. Questa è un'arte bianca da tutelare. E oggi come gestite il discorso del precotto? Il precotto, noi stiamo facendo battaglie continue per far sì che si riconosca la legge del pane fresco. C'è una parte sull'Emilia Romagna, ma ancora purtroppo vari governi hanno cambiato in fretta e quindi non si riesce ad arrivare a fare una legge definitiva di dire ok, il pane fresco si fa con questi crismi e questo è. Quindi non si può prendere un pane dal surgelato già stato cotto, non si sa quanto tempo sia stato in surgelazione. Poi può essere buono, non è discutto, caldo è buono, però questo non significa nulla, oltretutto andiamo a perdere le tradizioni. Questo è il problema di una nostra cultura, perché non difendere questa italianità? C'è un ricambio generazionale, siamo in difficoltà su questo ambito. Allora vi dico, sì, allora diciamo, non lo vedo, allora io vengo da una famiglia di quarta generazione di panificatori, ma non vedo il problema, cioè forse lo facciamo vedere troppo triste come lavoro notturno, ma in realtà ci sono altri mestieri, ma tanti altri mestieri, che vi dico, sono impegnati tutto il giorno tra viaggiare per andare nei posti di lavoro, che ritorno a casa, che li porta fuori casa 12 ore al giorno, quando il panificatore di solito è molto vicino al punto dove va a lavorare nel panificio, e sì, ok la notte, ma alla fine ha tantissimo tempo da dedicare a lei vede me, ma anche i miei colleghi, cioè non ci manca nient'altro, anzi sei in un posto sicuro, in un ambiente dove non è nocivo, quindi non respira certamente dei veleni o problemi tossici che possono essere causati da quello che voi sapete in certe aziende, quindi qual è la cosa migliore se non affrontare questo? Oltretutto lo stipendio del panificatore è un buon stipendio, questo è, cioè, devono capire che è un lavoro. È un lavoro particolare, pulito, ed è un lavoro di arte, un lavoro che dà creatività. Quindi mangiare il pane fa bene, fare il pane fa bene. Mangiare il pane fa bene, certo, io posso dire, ma nei numeri che vediamo oggi, quello è niente, cioè mangiare anche un etto di pane al giorno, 150 grammi, non è quello il problema, non è quello il problema per ingrassare, ma lo dicono, anzi, oggi abbiamo un convegno, in questo convegno abbiamo dei professori che diranno chiaro e tondo cosa fa bene e cosa fa male, questo è. Presidente, la cultura del pane in un contesto culturale Pesaro 2024, l'Italia si fonda proprio sulla cultura del pane. Esatto, l'Italia è pronta, Pesaro è pronta a questa bellissima, questo anno che ci sicuramente porterà all'apice del riconoscimento, ancora una volta la dimostrazione che l'originalità, il prodotto di qualità, il prodotto fatto ancora in modo artigianale e in laboratori è vincente e ci porta ad avere questa bellissima iniziativa.
tecnologia è una parte fondamentale anche della panificazione moderna, come si può declinare quest'arte così antica nella modernità? Ma la tecnologia sicuramente si fonde insieme all'artigianalità, ovviamente senza la tecnologia non possiamo andare avanti, ma ripeto, sicuramente gran parte dell'artigianalità rimane e ne abbiamo oggi a dimostrazione di tutti i territori nazionali qui presenti, ogni territorio con una propria forma e ingrediente diverso. Quindi. Questa artigianalità però va tutelata, quale forma mentis insomma, attivate anche voi come categoria? Beh, noi come categoria siamo proprio qui per tutelare il territorio, l'artigianalità e soprattutto l'artigianalità per ogni territorio e luogo di rappresentanza, quindi è proprio il nostro compito portare avanti la rappresentatività e soprattutto l'originalità del prodotto sin dalle origini, quindi che vada avanti proprio come era stato creato. Stendi la tua mano su di noi e su questi pani e concedi a tutti i tuoi figli che abitano in ogni parte della terra il cibo necessario per il nutrimento del corpo e la tua parola di vita eterna. Per Cristo nostro Signore. Benedica questi pani, benedica tutti coloro che lo lavorano, i panificatori, benedica tutti i lavoratori della terra che coltivano il frumento e benedica tutti noi, Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Il pane ha una forza simbolica straordinaria, innanzitutto è la base dell'alimentazione da millenni e poi il pane è davvero al centro della cultura cristiana, della fede cristiana, tanto che Gesù stesso ne ha voluto fare il segno della sua presenza in mezzo agli uomini. Il pane è ricco di simboli perché è tratto dalla terra, ma anche dal lavoro dell'uomo. E il pane è fatto per essere condiviso, per essere spezzato. E quindi è il segno più forte di unione, di condivisione. Il pane soprattutto va condiviso con chi non ha i mezzi per procurarselo. E allora sono ben felice di essere presente all'inaugurazione di questo evento che mette al centro appunto il pane nelle sue varie forme, modalità di confezionamento secondo le diverse regioni italiane. Quindi davvero un'iniziativa molto bella e tra l'altro ringrazio anche l'Associazione dei Panificatori perché hanno voluto abbinare a questa mostra, per così dire, del pane, rassegna del pane, hanno voluto abbinare un segno di solidarietà in collaborazione con la Caritas diocesana. E in molte parrocchie della diocesi i fedeli potranno acquistare, prendere del pane opportunamente confezionato, lasciare un'offerta e abbiamo concordato di destinare quello che si raccoglierà per un progetto di una scuola tenuta dai frati francescani nella Terra Santa, così martoriata dalla guerra. Un segno molto bello, ecco, di solidarietà vissuta concretamente anche in occasione di questa rassegna, di questa manifestazione. Il pane va al di là di ogni diversità di razza, nazionalità, religione, proprio perché, come dicevo, è direi un simbolo che ha una forza, un significato, un simbolismo proprio, potremmo dire, proprio arcaico, che affonda nella memoria ancestrale, potremmo dire, no? E quindi il pane, quando è mangiato, ma quando anche è condiviso, ripeto, crea dialogo, condivisione, comunione. Quindi direi che è un segno, oggi possiamo veramente dirlo, un segno, un simbolo di pace. Quindi il pane che viene spezzato e viene condiviso, questo è segno di pace e credo che abbiamo bisogno di messaggi come questi.
giorni in un contesto di cultura Pesaro 2024, la cultura del pane. Dobbiamo ringraziare innanzitutto il Comune di Pesaro che ci ha permesso questi due giorni, ci ha dato per la cultura e noi abbiamo portato una mostra fotografica, come si vede, di tutti i pani che si fanno in Italia. Poi dopo c'è nato anche l'idea di fare un altro giorno, di regalare davanti alle parrocchie chi voleva aderire, e hanno aderito tutte queste del centro, sono 11 parrocchie, tranne il Duomo perché è chiuso per motivi di lavoro, se no erano di più. E cosa abbiamo fatto? Abbiamo messo un prototipo di un panino come simbolo per raccogliere dei fondi per la pace, perché il problema più grosso in questo momento è la pace, che non vuole arrivare da nessuna parte con tutte queste guerre, e noi almeno se arrivasse qualche raccolta ed offerte per dare una mano a queste povere persone nei campi che soffrono, sarà meglio di niente. Mostra fotografica, esposizione dei pani di tutta Italia, e oggi pomeriggio ci sarà anche il convegno. Su che cosa si vertirà il convegno? Ma il convegno è, quello che stavo dicendo, il pane. Il pane come viene fatto, come che tutti lo sanno, ma spiegheremo questo. Poi ci saranno dei professori, c'è Trafiletti, dottor Trafiletti, professor Trafiletti e un altro, due professori, spiegheranno il nutrizionismo del pane, che lei ha visto mai a morire qualcuno che mangiava il pane? No, non si muore per mangiare il pane, altre cose sì. Perciò far vedere che non è vero che tutti quelli che si senti in giro che il pane fa male, il pane fa ingrassare. Io mi ricordo sempre che ho 70 anni, che da quando ero bambino il pane l'ho mangiato sempre, perché a parte che era l'unica cosa che c'era abbondante a casa mia, perché si faceva in casa, e poi non è morto. Allora ritornare quei sapori, quei valori, quel sistema di una sana alimentazione, che oggi purtroppo, cominciando anche da me, per esempio oggi io non sono andato a casa a mangiare perché mi sono fermato in una panetteria, ho mangiato un tramezzino, quello non è il saluto, non è che fa male il pane, fa male quello che c'è dentro il tramezzino, maionese, prosciutto, tutte quelle cose che ci mettono. Far capire questo alla gente, ma mica perché, però perché purtroppo oggi la mattina il ragazzo si alza con la mamma o col babbo, va in pasticceria a prendere il cappuccino e il cornetto. Una volta a casa mia si alzava, si andava lì, si mangiava il latte della mucca che mangiava la nonna e poi via il pane duro in mezzo. Al giorno si tornava a casa, si mangiava le due fette di pane con quello che c'era, e la sera si cenava uguale. Il pane se ne consumava, basta dire che nell'Istat, non sono dati miei che invento, ma basta andare sul sito, 15 anni fa si consumava dai 700-800 grammi di pane pro capite. Oggi siamo arrivati a 30, 40, 50 grammi. C'è una bella differenza, no? E il nostro settore è in crisi. La politica non ci aiuta, perché non ci aiuta niente, e perciò non c'è personale. Cioè, oggi ci stanno chiudendo i forni perché non hanno personale. E lei capisce che io sono fortunato perché ho tirato su due figli che purtroppo l'hanno scelto loro di stare con me, e fanno ora per un'altra generazione. Io, sperando che ho altri quattro nipoti, mi vado avanti un'altra generazione, perché per fare il pane ci vuole passione, amore e sacrificio. È sacrificio, però si sta bene facendo il fornaio. Ci abbiamo una vita sempre aperta davanti, perché al giorno gli altri vanno loro, noi andiamo in giro a vedere, a osservare. È una bella, questo è un po' di ruffianaggine per portarci qualche operaio da noi, ma non so se ce la faccio. Si è appena concluso il convegno sulla cultura panis di questa intensa giornata, che proseguirà con la benedizione dei pani e la distribuzione in collaborazione con la Caritas. Tanti spunti e tanti temi affrontati per quanto riguarda quest'arte bianca molto importante, che connota l'Italia anche nella sua diversificazione e produzione dei pani. Io vi ringrazio per l'attenzione che ci avete riservato. Buon proseguimento con i programmi di Fano TV.